questa parola molto seria cerca di svelare a tutti noi uno dei tanti inganni che abbiamo nel cuore. Anche questo è un inganno che viene dal demonio, non viene mai da Dio. Quasi sempre le domande che pongono al Signore sono domande trabocchetto da una parte, dall'altra domande dettate da un inganno profondo, che è quello della non conoscenza di Lui. La verità è questa, della non conoscenza profonda di Dio. E cosa vuol dire se sono pochi quelli che si salvano? Perché quantificare questo? Ma pensando alla visione del mondo della salvezza che hanno i testimoni di Geova, per loro c'è un numero molto limitato di quelli che si salvano. E la vita dipende dal poter entrare o no in questo numero, in questo novero di salvati, e che comunque anche a fronte di una vita perfetta, tra virgolette, non c'è nessuna garanzia di poter entrare in questa salvezza, anche perché sono veramente pochi, come sapete, 144.000, secondo una versione tagliata e cucita dell'Apocalisse. Però poi la vita, tutta in funzione dell'ingresso in questa salvezza, è una vita molto povera, è una vita fondata sul moralismo, sull'esigenza verso se stessi e verso gli altri. Non c'è un rapporto d'amore. E chi è Gesù per un testimone di Geova? Ingannato profondamente. E, parentesi, è colpa nostra, soprattutto dei preti, se le persone sono sedotte da questa menzogna colossale. Perché c'è una mancanza di accoglienza, di comunità, di prossimità, di visite, di amore, percepita da tante persone che in momenti determinati, difficili della propria vita, accolgono anche a buon mercato ciò che i testimoni di Geova o altre associazioni, eccetera, ne propongono loro. Chiusa parentesi. Sono pochi quelli che si salvano, no? La domanda sarebbe diversa. La domanda è diversa. Che cos'è la salvezza? Innanzitutto, la salvezza è Cristo. La salvezza è conoscere Lui. Io sono venuto per compiere la volontà del Padre mio, e la volontà del Padre mio è che nessuno di quelli che mi ha dato si perdano, uno. E da un'altra parte dice il Signore, la volontà di Dio è che tutti si salvino. Non c'è il numero chiuso nel cielo, e non c'è il numero chiuso nel cuore di Dio, e quindi nel cuore del suo Figlio. Allora il punto è stare in quel cuore o non stare, questa è la salvezza. Vivere, dimorare, come tante volte ripete il Vangelo di Giovanni, nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo, dimorare in Lui, questa è la salvezza. E tutta questa parola dice questo, venire da Lui e andare a Lui e stare in Lui. Vivere questa intimità, questa è la salvezza. Vivere un anticipo di cielo qui, vivere nel suo amore, vivere amandolo, vivere godendo del suo amore, vivere godendo della sua gioia, vivere godendo della sua pace, vivere completamente abbandonati a Lui. Vivere così inseriti nella vite, da essere identificati con la vite, da avere la stessa origine, lo dice nella lettera agli ebrei, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti dalla stessa origine, per cui questa parola del Signore sta dicendo quello, tu vieni dalla mia origine o no? Non è il fatto che noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza o che tu abbia insegnato le nostre piazze è un motivo di onore o un passaporto per la salvezza, non è questo il punto. Non è il punto nemmeno essere ebrei o non essere ebrei. Il punto è aver conosciuto il suo amore o no. E avere fede in Lui, cioè avere la vita abbandonata in Lui, completamente. Come una sposa innamorata che si fida ciecamente del suo sposo. O un figlio che non ha nessun dubbio sull'amore di suo padre. E lui dice, so da dove vieni, vieni dal mio stesso cuore. Ti riconosco, guarda, hai le mie sembianze, sei mia immagine, mia somiglianza. In ogni aspetto della tua vita, non significa fare chissà che cosa, e non significa neppure non cadere, non significa neppure non peccare, non è questo il punto, è non dubitare mai del suo amore, e avere questa totale fiducia, totale confidenza in Lui, questo è essere salvati oggi, perché oggi avremo problemi, oggi avremo combattimenti, oggi avremo umiliazioni, oggi non capiremo molte cose, oggi saranno difficili, molte incombenze. Oggi forse vi verrà una notizia tremenda, non sappiamo cosa succede. Anche oggi ci attende una porta stretta a forma di croce. Allora c'è un combattimento, una lotta. Lottate per entrare nella porta stretta. La traduzione sforzatevi non è pregnante. Lottate, combattete per entrare nella porta stretta, cioè per entrare in quella soglia sulla quale l'abbraccio di Cristo è pronto a stringerci.
lì dove è più difficile, laddove più si fa duro, laddove più sei tentato di dubitare, di lasciare tutto, di abbandonare tutto, di chiuderti in te stesso, di pensare a te e non pensare più a nessuno, di fuggire, di alienarti, lì che è la porta stretta, la porta che ci umilia, la porta che ci mette dinanzi a noi stessi così come siamo, che ci fa vedere che forse non stiamo venendo dal Signore, ma dagli inganni del demonio, dalla superbia, lì dove non abbiamo risorse, lì su quella porta stretta si dà il combattimento decisivo oggi. Quella è la porta della salvezza perché è la porta sulla quale è pronto Cristo. Cristo crocifisso, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Per questo la lotta, il combattimento di cui parla il Signore è il grido, è la preghiera. Abbi pietà di me, Signore, io non ce la faccio, io non posso. Stringimi a te, attirami a te, crocifiggimi con te in questo momento, in questo luogo. Questo è il vero combattimento, abbandonarci a Lui gridando di attirarci dentro di Lui. In un'altra parte Lui dice: io sono la porta, perché la mia carne ha preso la tua croce al punto che la tua croce diventa la mia carne. Puoi unirti a me così intimamente nella croce. La croce che ti spaventa, la porta stretta attraverso la quale non vorresti passare, è la stessa carne di Cristo. Quindi la tua salvezza, quindi l'intimità con Lui, quindi l'amore di Dio. Per questo chi è ultimo può diventare primo. Quello più lontano, quello che si scopre più lontano, quello che si scopre più impotente, quello che si scopre più incapace, più debole, più fragile, quello che si scopre veramente peccatore è il primo, perché è il primo che si sente abbracciato da questo amore infinito che è dentro al cuore stesso di Cristo, che si schiude per noi sulla porta stretta della nostra vita, di ogni giorno. Se tu confidi davvero, se tu sei unito a Cristo, passi nella valle oscura e non temi alcun male, perché sei crocifisso con Lui. Ogni relazione viene da lì e ogni relazione viene da lì. Di fronte a ogni evento, da ogni fatto, sappiamo qual è la nostra origine. E se sappiamo la nostra origine, se sappiamo da dove veniamo, sappiamo anche dove andiamo. E non abbiamo paura. Sappiamo che andiamo al cielo, sappiamo che andiamo alla pienezza di questa intimità che viviamo oggi, il cammino può piacerci o non piacerci, possiamo capirlo o non capirlo, perché devo andare per questa strada, non lo so, ma so che arrivo lì, so che per quanto tortuosa sia la strada, e arriverò alla pienezza della intimità con il Signore per l'eternità, e so che questa strada è per il mio bene. So che quello che mi accade concorre al mio bene. Questo è essere salvati. Questo è avere la stessa origine di Cristo e andare verso di Lui. Questo è essere conosciuti da Lui. Dice un altro punto. Non vi conosco. Non so di dove siete. Conoscere Lui. Essere conosciuti da Lui. Che il Signore ci conceda di vivere davvero in questa intimità profonda. Dice: io sto alla porta e busso. È Lui che bussa costantemente alla nostra porta. Per questo, quando arriverà il giorno della nostra morte, come quando arriva oggi, dovremo morire al nostro orgoglio, alla nostra superbia, al nostro egoismo, dovremmo uscire da noi stessi, riconosceremo che è Lui che bussa e ci butteremo tra le sue braccia. Allora non sarà necessario nemmeno bussare per dirgli aprici, perché saremo già con Lui. Perché Lui stesso è la porta spalancata sul cielo, sulla salvezza, sul suo cuore, sulla sua intimità. Perché la morte ci coglierà già abbracciati a Lui.